Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il nuovo costruttore Ed e lo chiameremo per semplicità Eddy, con il contorci abbietti. Ebbene sì, il nuovo martello, sono riuscito a trovare il nuovo martello già full perk e sono molto molto indeciso a riguardo se portarmelo full perk o no. Per farlo ho bisogno del vostro aiuto, ma prima di darmi un'opinione, guardate il video. Allora, parliamo un attimo del nuovo costruttore. Innanzitutto, questo costruttore aggiunge il 96% del nostro scudo al danno attuale sul danno critico. Quindi, questo costruttore sarà meglio utilizzarlo con un'arma percata, ovviamente in danni critici. Questo martello, allo stesso tempo, è perfetto perché è possibile mettergli un livello critico e due danni critici. Quindi, calza alla perfezione con l'utilizzo che voglio fare con questo costruttore. Non sono un amante di questa build. Io vi sto parlando già avendo fatto il video. Non sono un amante di questa build e non sono un amante di questo martello. Però devo dire che comunque a livelli alti con i compagni si è dimostrato abbastanza forte il danno critico, diciamo. Per quanto riguarda altre opinioni, io non vi consiglio di potenziarvelo. Non vi consiglio di potenziarvelo perché non mi piace particolarmente. Preferisco sinceramente altri martelli, ma questa è una mia opinione. Ovviamente voi, guardando il video, siete liberi di farvi una vostra opinione. Detto questo, passiamo al video. Allora, li mettiamo sovraccarico cinetico, così sovraccarico cinetico si verifica una volta in più. Aumentiamo il danno critico degli attrezzi del 17%. Aumentiamo il livello critico degli attrezzi, sempre del 17%. Aumentiamo l'impatto degli attrezzi del 33% grazie al cavaliere nero. Incrementiamo i danni di sovraccarico cinetico del 50% e aggiungiamo 5,3% di salute attuale ai danni d'arma da mischia. Allora, con questa build avrete notato che non è possibile rimuovere tutto lo scudo e aumentare la vita, cioè è possibile, ma è molto sconveniente in quanto andremo a perdere appunto la perk del nostro costruttore. Quindi, detto questo, io mi lancerei direttamente in missione. Allora, eccoci qua. Sono voluto partire direttamente da una zona al 140. Questa volta non lo proverò in una zona al 100 questo martello, ma partiremo direttamente in una zona al 140. Ho già delle considerazioni da fare. Innanzitutto, mi sembra lento come martello. Ha il danno critico veramente esagerato, però non mettendogli perk appunto di velocità d'attacco, andiamo a perdere su di essa. Non è un comandante che utilizzerei in missione normalmente, raga, cioè, intendiamoci, ma non lo utilizzerei neanche così per divertimento perché sinceramente utilizzerei qualcos'altro tipo il cavaliere nero, per farvi un esempio, ma anche molti altri comandanti sono molto molto più utili secondo me. Certo, è una perk utile qualora abbiamo un buco appunto e vogliamo farci una build con gli attrezzi, secondo me è una perk molto molto utile e non è da prendere tanto in considerazione l'idea di prenderlo come comandante, poi per carità ognuno è libero di fare come vuole, eh. È comunque buono come comandante avere un danno del 96% sullo scudo. Se io ho 100.000 di scudo, il 96%, se arrotondiamo un po', abbiamo più o meno un 90-100.000 di danno in più su ogni colpo critico, che non è male calcolando, raga, se ci fate conto. In più questo martello ha anche la perk, come vedete, dell'anello che si amplia. E non so se si può trovare come le armi d'assalto, sinceramente. Piuttosto so che si può trovare con il livello critico che si aumenta, ma sinceramente ha già il 50% con questa build di probabilità di critico, non mi serve aumentarla ulteriormente. Lo smasher prende la carica, ragazzi. Ok, proviamo subito a buttarlo giù col martello, eh. Proverò esclusivamente coi martelli, anche a costo di morire, anche se ho già poca vita, quindi non so per quanto potrei farcela. Nonostante il campo lento, riesce comunque a... Ah, cosa sono sti bug? Ok. Come vedete, comunque ci metto un po' ad ucciderlo, non è semplice. No, peccato, c'ero quasi. Vabbè, uno di vita. Comunque avete visto, non è semplice. Eccoci ad una zona più alta. Sicuramente molto più utilizzabile che in solo.
Guardate il danno critico, quasi butta giù un cicciotto al 140. Non è male, dai. Mostro della nebbia. Va giù in fretta, per essere un mostro della nebbia comunque. Sono abbastanza soddisfatto di questo. Il danno critico, vabbè, ovviamente sono due perk, quindi è veramente alto. Sarà al 320% se non vado errato con le statistiche. Ottimo. Smasher al 140. Buttiamo un campo lento e vediamo. Oh, già noto una bella enorme differenza rispetto a quando ero da solo. Come avete visto anche voi, penso che si noti abbastanza anche dal video. Questi con lo scudo sono sempre in mezzo puntualmente. Lì pronti a spingerti via. Beh, molto più fattibile, anche se ripeto, non mi fa impazzire l'arma. Non mi fa impazzire. Un altro mostro della nebbia. Guardate, due colpi. Uno secondario, vediamo il taker. Un colpo. Anche lui, due colpi. Bellissimo però. Quando è così, mi dà un senso di soddisfazione enorme. Dunque, raga, in conclusione, ci tenevo a fare questo video, visto che mi chiedete in tanti di portarvi le nuove armi e i nuovi eroi di questo nuovo set. Così ho portato una nuova arma e un nuovo eroe, tutte in uno stesso video, e sono riuscito anche a darvi la mia opinione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, la build non mi fa impazzire, sinceramente utilizzerei qualcos'altro. E che dire, potete sbizzarrirvi, sinceramente se dovete fare wargames con sciame di abietti potete anche valutare di utilizzare il caposlitta e semplicemente aggiungere survivalista qua e là, ricariche di scudo con l'attacco alternativo del martello e fare ciò che più vi pare. Io vi ringrazio come al solito di aver guardato questo video, mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi solo un bel like. Noi ricordatevi che ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella!